Il nonno ci raccontò che in passato Borgovalsugana si chiamava Osugu ed è per questo motivo che la nostra via più importante che attraversa il centro storico ne riporta il nome. Un giorno sempre il nonno, solito nel raccontarci storie e leggende, ne narrò proprio due riguardanti la nostra città, lasciandoci sorpresi. Per questo motivo oggi abbiamo deciso di raccontarle anche a voi. La prima è quella riguardante la chiesa di San Rocco. Lo sapevate che lui nacque e visse a Montpellier, dove il padre ne era governatore. All'età di 20 anni decise però di partire in direzione di Roma, città a quell'epoca martoriata dalla peste. Lui decise di andare lì, proprio per assistere gli appestati. Una mattina delle tante, trascorse in aiuto, anche lui si rese conto di essere stato contagiato, svegliandosi con una febbre altissima e una grossa ulcera sulla gamba. Scappò quindi nel bosco per evitare di contagiare altri e decise che avrebbe atteso la morte lì, ma accadde qualcosa di incredibile. Un angelo e un cane vennero in suo aiuto, prendendosi cura di lui, sfamandolo, fino a che non si riprese totalmente, guarendo. Ritornò in città, ma nessuno lo riconobbe. La malattia non solo lo aveva cambiato nell'animo, ma anche fisicamente nell'aspetto. Lo accusarono addirittura di spionaggio e lo rinchiusero in una prigione per ben 5 anni. Una volta uscito, si vide morto e accanto al suo corpo trovò un biglietto che recitava queste parole: «Gli appestati che pregheranno tramite le benemerenze e mediazione di Rocco, servo di Dio, si risaneranno». La seconda leggenda invece che vi racconteremo parla del barone di Sigmund, del suo castello e della chiesa dei frati che sovrasta ancora oggi la città. Il nonno disse che qui viveva tale barone Sigmondo, un uomo che era solito fare festa con gli amici e che amava la bella vita. Durante una di queste feste decise di scendere in paese con l'aiuto di una slitta da Castel Telvana, ma qualcosa in tragitto andò storto e rendendosi conto che sarebbe sicuramente finito nel cadere in un profondo burrone, preso dallo sgomento, chiese aiuto a Dio. In cambio di tale aiuto, promise che se ne sarebbe uscito vivo, si sarebbe impegnato nella costruzione di un monastero, che avrebbe poi donato ai frati minori. Oggi il monastero prende il nome della chiesa di San Francesco d'Assisi. Molti in paese dicono che non sia stato in realtà il barone a costruirlo attraverso la sua donazione, ma che si rese solo disponibile a raccogliere le donazioni fatte dai generosi abitanti di Borgo.